Alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Anche noi possiamo dire io so anche io ho creduto. Ci abbiamo la Bibbia. Se non avessimo avuto la parola, a chi avremmo dovuto dare ascolto? Alleluia, thank you, Jesus. A chi diceva che la terra era piatta? Amen. A chi pensava che il mondo avesse una forma particolare? A chi dovremmo aver dato ascolto? A chi pensava di adorare il vitello? L'aquila? Amen. Sapete qual è il simbolo di Roma? Non è la lupa, eh? È l'aquila. Vola alta, alta. Amen. So che nel mondo calcistico qualcuno ha l'aquila, ma Gesù ha scritto e ha ispirato: adora il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Ascolto Israele, il nostro Dio è Dio. Alleluia, ascolta Israele, il nostro Dio è Dio. Alleluia, perché Lui è reale, Lui è reale. Alleluia. Ed è per mezzo della sua parola che qualcuno anni fa, lo di recente, ci ha illustrato il nome di Dio. E il nome di Dio non è solo, non è Giove, non è Diana, non è Venere, non è Nettuno. No? È il nome che ha di sopra di ogni nome. Di alleluia. Non sono tre nomi, è un solo nome. Al di sopra di ogni nome. Il suo nome è Gesù. Il suo nome è Gesù. Alleluia. E lui è in mezzo di noi. Alleluia. Alleluia. Vorrei invitarvi ad andare nell'Evangelo di Matteo, capitolo 21. Abbiamo tutti trovato Matteo 21, leggeremo dal verso 1 al verso 15. Siamo tutti pronti? E quando furono vicini a Gerusalemme, giunte a Betfage o Betfagè, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: andate nel villaggio che si trova davanti a voi, e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa. Sceglieteli e conduceteli a me. E se qualcuno vi dice qualcosa, ditegli che il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderò presto. Ora tutto questo accadde affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta che dice, e questo sta in Zaccaria 9:9. Ecco, il tuo re viene a te mansueto, montato sopra un asino, anzi un puledro, figlio di una bestia da soma, quindi da carico. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro comandato, e condussero l'asina e il puledro, e posero su questo i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. Ok? Adesso il verso 8 comincia il nostro pensiero sul Signore. E una grandissima folla stendeva i suoi mantelli sulla via, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li spargevano sulla via. E le folle che precedevano, come quelle che seguivano, gridavano dicendo: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. E quando egli entrò in Gerusalemme, tutta la città fu messa in agitazione, ma diceva: chi è questo? E le foglie dicevano: costui è Gesù, il profeta che viene da Nazareth di Galilea. Quale risposta così vaga? Verso 12. Poi Gesù entrò nel Tempio di Dio
e scacciò tutti coloro che nel tempio vendevano e compravano, e rovesciò le tavole dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe. E disse loro: sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di orazione. Qualche altra versione dice preghiera. Ma voi ne avete fatto un cavo, una spelonca, una grotta, come volete voi, di ladroni. Allora vennero da lui nel tempio ciechi e zoppi ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, viste le meraviglie che egli aveva fatto, e i fanciulli che gridavano nel tempio dicendo Osanna al figlio di Davide, ne furono indignati. Amen. Fin qui la parola di Dio. Stamattina voglio dare titolo a questo sermone: quel progetto. E voi dite qual è quel progetto? Verso 13: la mia casa sarà chiamata casa di orazione. Quel progetto si chiama chiesa. Quel progetto si chiama chiesa. Può sembrare stamattina un titolo strano, ma alla fine capiremo il perché. Quel progetto si chiama chiesa. Dio vi benedica, potete stare comodi, comode. Alleluia. Questa storia, questo episodio, è accaduto circa una settimana prima che il Signore fosse crocifisso. Quindi, come dire, chi ha voluto intitolare questo episodio ha scritto ingresso trionfale di Gesù, ma poteva anche scrivere ingresso deludente di Gesù, Gesù ovviamente non era sorpreso o fu molto rattristato. Pensate, per circa 3 anni e mezzo, ovviamente non sto dicendo niente di nuovo, Gesù andò in lungo e largo diverse città, diverse contrade, diverse frazioni per compiere ogni sorta di miracoli. Amen. So che non sto dicendo niente di nuovo, sappiamo questo. Amen. È il modo per arrivare dove voglio arrivare. Alleluia. Eppure, nonostante tutti i miracoli che Gesù aveva compiuto, nonostante i suoi sermoni che Gesù aveva predicato, è strano, ma c'è qualcosa che non va. Gesù entra a Gerusalemme e ci sono bambini che schiamazzano, vicino a Gesù. Ovviamente qualcuno dice, beh, ma è vero, la lode viene anche dai bambini, ma questi bambini che corrono, che schiamazzano, alcuni buttano il loro mantello a terra, qualche altro fa una cosa che non dovrebbe fare, stacca i rami dagli alberi e li butta a terra. A quel tempo non c'era il controllo che gli alberi non si toccavano, quindi stacca, rompono dei rami, magari delle palme, e le mettono a terra. E così come abbiamo letto, si è adempiuta un'altra delle profezie del ministero di Gesù, che sta in Zaccaria capitolo 9 verso 9, dove sta scritto: ecco il re montato tranquillamente, serenamente su un asino. Alleluia. Quindi vediamo che la scrittura si continua ad adempiersi, ma c'è qualcosa che non va. Alleluia. Ci sono dei segnali che dicono che c'è qualcosa che non va a Gerusalemme, nonostante hanno sentito cose straordinarie, nonostante hanno visto con i loro occhi dei miracoli avvenirsi, tutti quanti lo stanno lodando. Alleluia. C'è un tumulto a Gerusalemme, c'è aria di festa. Ci fa pensare dall'esterno, ci fa pensare che loro conoscessero Gesù, fa pensare che loro erano grati a tutto quello che Gesù aveva fatto.
Ma poi qualcuno dice: chi è? Amen. Di me è successo che qualcuno mi ha detto: ecco, sai chi è questa persona? Eh? E noi diciamo: chi è? Ma non sappiamo nulla di quella persona. E quindi abbiamo tutte le motivazioni per dire: chi è? Ma alcuni, nonostante sanno, perché sapete, le cose che accadevano attorno a Gerusalemme, ovviamente gli abitanti erano molto meno di quelli che sono oggi o quelli che siamo oggi sulla terra. Le cose che Gesù, i miracoli che Gesù aveva compiuto, erano delle cose che in un modo o nell'altro c'era il passavoce, il passaparola. Ma c'è anche qualcos'altro che non c'è, che non va. Gesù, nonostante quest'area di festa, Gesù non presta attenzione per dire grazie, grazie, assolutamente. Lui sta andando verso il Tempio e capiremo perché sta andando verso il Tempio. Alleluia. Alleluia. Amen. Allora, a Gesù fa piacere che i bambini ghignazzano, che qualcuno dice Osanna, al figlio di Davide. Gesù ovviamente non è infastidito da queste cose, ma lui ha uno scopo. E in quello che lui sta per fare è una profezia di cui oggi noi stiamo godendo. E Gesù va verso il Tempio. Ora, sapete, c'è anche qualcos'altro che non va intorno al Tempio. Quello non era il Tempio di Salomone. Il Tempio di Salomone, se voi vi ricordate, fu assediato dai babilonesi. Portarono via tutti gli arredi, tutte le coppe d'oro, tutto quello che faceva parte del Tempio. Distrussero il Tempio, e anche la casa di Salomone sicuramente. Questo fu il Tempio che costruì Zorobabel, di cui noi non conosciamo né la forma, né le misure del Tempio, e neanche i materiali che furono usati per il Tempio. Amen. Ora sapete, il Tempio era diventato un po', che vi posso dire, come un luogo simbolico, un luogo dove loro andavano perché sapevano che per tradizione loro dovevano andare al Tempio. Alleluia. Ma quel luogo non era un luogo di adorazione. Amen. La Bibbia dica, quel luogo simbolico rappresenta come quelle persone che vanno simbologicamente, si può dire? O simbolicamente? Professoressa, simbolicamente. Lo sapevo, grazie. Che vanno simbolicamente la domenica in chiesa. Perché la domenica bisogna andare in chiesa. Io non vado in chiesa perché è domenica. Io vado nel luogo perché i miei fratelli e le mie sorelle, insieme a me, andiamo per lodare il Signore, per adorare il Signore, non perché è domenica, potrebbe essere venerdì, mercoledì, lunedì. E quindi era diventato un luogo simbolico, ma non c'era nessuna attrazione verso quel luogo, alleluia. Non c'era quello spirito di adorazione che Dio richiedeva, alleluia. Ma, ed è ovvio che, come dire, se noi ovviamente potremmo forse fare una comparazione fra il Tempio di Salomone e il Tempio che fece costruire Zorobabel. Ma sapete, ovviamente Gesù non stava andando nel Tempio per controllare se gli arredamenti erano tutto a posto. Non stava lì per controllare quanta preziosità c'era in quel luogo, ma Gesù stava andando là per dimostrare, per dire che le mura non possono adorare il Signore. Dio aveva un progetto e quel progetto si chiama Chiesa. E qualcuno può dire: che cosa stai dicendo intorno a questo? Gesù ha detto: la mia casa sarà chiamata casa di orazione, di adorazione. E sapete, secondo la terminologia biblica, la parola casa
quello che Dio stava dicendo, i miei discendenti, coloro che appartengono a me, mi adoreranno, alleluia, coloro che sono miei, alleluia, ed io li benedirò. Non posso benedire queste mura, non voglio benedire queste mura, ma voglio benedire coloro che sono miei, coloro che mi appartengono, coloro che hanno il mio nome, coloro che hanno ricevuto il mio spirito. Stavo parlando della Chiesa, stavo parlando di me, stavo parlando di te, stavo parlando del popolo del nome. Alleluia, alleluia, il progetto di Dio siamo noi. È la Chiesa, è il popolo di Dio. Alleluia. Non abbiamo bisogno di un luogo simbolico, abbiamo bisogno di essere di un solo cuore, una sola mente, un solo pensiero, per adorare il nome del Signore, sia in questo luogo, sia in un altro luogo, ma il Signore benedice il suo popolo, la sua Chiesa. Alleluia. 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 Amen. Dio non è interessato se fuori nel cortile ci sono delle foglie. Noi le togliamo. E grazie a Dio per coloro che lo fanno. Dio non è interessato a mettere il dito a terra per vedere se c'è polvere. Grazie a Dio per voi che pulite la Chiesa. Dio non era interessato a questo. Ovviamente qualcuno può dire, cosa è accaduto? Ovviamente conosciamo la storia che Gesù mostrò la sua parte umana nel buttare in aria i tavoli dei cambi evoluti. Perché sapete, in realtà oramai andare nel tempio per molti religiosi era diventato una formalità. Andavano dai mercenari di animali, di colombi e dei cambia soldi, che avevano il loro banchetto, la bancarella. Conoscete la bancarella? You know bancarella? You know? United States, no bancarella? It's a table with many animals where you can buy, okay, for sacrifice. E stavano nel cortile dei gentili, perché pensate, i giudei pensavano che i gentili fossero cani. Amen. E quindi loro avevano messo le loro bancarelle, non c'era registratore di cassa, vendevano in nero. Ai stebre. Alleluia. Non c'erano problemi, vendevano, e anche se c'era una colomba che mancava un dito, non c'era problemi, vendevano tutto, tanto chiunque volesse sacrificare, i gentili in modo particolare non ci capiscono nulla. E sapete, quel tempio era diventato un luogo dove si sacrificava inutilmente, dove si commercializzava. E sapete qual è la cosa più triste? E questo è dimostrato anche dai testi ebraici, che il sommo sacerdote aveva interesse affinché quei venditori di animali o cambia valute fossero lì. In poche parole, pagavano il posto, pagavano il pizzo, dovevano dare dei soldi al sommo sacerdote. Ecco perché loro erano indignati, erano infastiditi quando Gesù li additava, alleluia. Ma sapete, Gesù non era andato nel Tempio per giudicare, alleluia. Gesù non era andato nel Tempio per condannare, ma Gesù è andato nel Tempio per dire, alleluia, non c'è più bisogno di comprare animali. Non c'è più bisogno di usare denaro per adorare. Noi dobbiamo adorare Dio in spirito e in verità. Non dobbiamo adorarlo con il nostro denaro. Non dobbiamo avere utile, alleluia, dal denaro che appartiene al Signore, alleluia. Lui aveva un progetto.
progetto, alleluia. E ripeto, il suo progetto non erano i cambiavalute, il suo progetto non era solo guarire gli ammalati che lui ha guarito, ma il suo progetto ero io, alleluia. E in quel progetto c'eri tu, alleluia. E il progetto si chiama Chiesa, alleluia, alleluia. Voglio rileggerlo con grande gioia. Alleluia, la mia casa, cioè i miei discendenti, coloro che appartengono a me, alleluia, loro saranno una casa di adorazione. E sapete, alleluia, Paolo dice, voi siete il tempio dello Spirito Santo, noi siamo la casa del Signore. Oh, quale grande privilegio e quale grande responsabilità. Alleluia, alleluia. Alleluia! E in quel progetto ce l'abbiamo noi gentili! Alleluia! Thank you Jesus, thank you Jesus, alleluia! Alleluia! In quel progetto c'erano o ci siamo anime, non animali, non denaro, anime che hanno scelto di adorare. La mia casa sarà chiamata. Wow. Non so cosa dice a voi. Non ha detto io sceglierò la mia casa. Alleluia. Se voi vi ricordate, circa 3 anni prima di queste parole, Gesù, alleluia, parlando ai discepoli, alleluia, agli apostoli, disse io costruirò, io edificherò cosa? La mia chiesa. Io benedirò coloro che mi appartengono, io li farò crescere, io li farò moltiplicare, io li guarirò, io li toccherò, io li riempirò con il mio spirito e le porte dell'inferno non potranno vincerla. Perché? Perché Dio dice, voi siete miei e se siete miei il diavolo non potrà toccarmi. Alleluia, io edificherò. Io benedirò, io proteggerò chi? La mia chiesa, il mio progetto, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Quale grande gioia appartenere al Signore. Alleluia, Efesi. Paolo alla chiesa dell'Efeso scrive e dice voi non siete più stranieri. Alleluia. E non siete neanche ospiti. Ma voi siete concittadini dei santi. Alleluia. Concittadini dei santi. Alleluia. Membri, questo sta al capitolo 2 verso 19 e 20. Alleluia, non l'ho tradotto, l'ho copiato paro paro. Dice voi siete membri. Wow. Alleluia. Di quel progetto, della famiglia di Dio. Alleluia. Alleluia. Paolo non aveva capito male. Paolo non stava scrivendo male. Paolo aveva capito e si era reso conto che la Chiesa non è qualcosa che è lontano da Dio. La Chiesa ha il nome di Dio. La Chiesa ha il DNA di Dio. Che cosa vuol dire? Il dono dello Spirito Santo. Sto parlando del battesimo nel nome di Gesù. Sto parlando del dono dello Spirito Santo. Alleluia, alleluia. Noi non siamo più stranieri, non siamo più gentili. Lo saremo per gli scribi, lo saremo per i farisei, ma non lo siamo per Gesù. Noi apparteniamo a Dio. Noi siamo suoi. E non è poco. Paolo dice alla chiesa di Efeso, ehi, state tranquilli, non siete più stranieri. Quando noi entriamo nella casa o in questo luogo, noi non siamo stranieri. Amen. E non siamo neanche ospiti. Noi diamo il benvenuto agli ospiti, ma vorremmo che gli ospiti abbracciassero il nome di Gesù. Alleluia. Non siamo ospiti, non siamo stranieri, ma siamo membri della famiglia di Dio. E dice siamo edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare.
sapete cosa sta dicendo Paolo? Beh, rimanete fermi nella fede, perché voi siete del Signore. Rimanete fermi nei principi di Dio, perché voi fate parte del progetto di Dio. Voi non siete un popolo qualunque, voi siete la Chiesa. E lascia che ti dica, non ci sono due chiese, non ci sono due popoli del nome, c'è un solo Signore, un solo battesimo, una sola fede, una sola Chiesa, ed è nel nome del Signore Gesù. Alleluia, alleluia. In una circostanza Paolo scrive a Timoteo e dice: Timoteo, anche se questo sta a capitolo 3 verso 15, Timoteo, se io dovessi tardare non ti preoccupare, ma tu ricorda come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa. C'è scritto, eh? La casa di Dio. Sapete, pensavo a trascrivere questo verso, quanto lavoro c'è stato per mettere a posto la sala per la conferenza, quadri, quadretti, quello e quell'altro, abbiamo aggiunto delle sedie, grazie a Dio, speriamo il prossimo anno di dover aggiungere anche altre sedie. Alleluia. Amen. Dal punto di vista umano, molte volte noi usiamo il termine, no? Siamo, come dire, felici di essere tutti nella casa del Signore. Ed è un gergo che noi abbiamo, come dire, assimilato, no? Ma spero che mai sia passato dalla nostra mente che questo luogo è la casa del Signore. Amen? Amen. Questo non è la casa del Signore. Paolo ricorda a Timoteo dicendo: stai attento come comportarti nella casa, questo è un mio ammaestramento adesso, come comportarti nella casa di Dio che è la Chiesa, come dire: ehi, stai attento, comportati bene con la tua sorella, comportati bene con tuo fratello, comportati bene con la tua sorella. Non sta dicendo onore il pastore degli altri, non te ne può fregare di meno. No, noi dobbiamo onorarci gli uni con gli altri, dobbiamo pregare gli uni per gli altri, dobbiamo rispettarci gli uni con gli altri. Alleluia, chi più è dato più è richiesto, dice il popolo di Dio. Ma noi siamo insieme, alleluia, il popolo di Dio, noi siamo insieme il risultato della promessa di Dio, noi siamo insieme la Chiesa di Dio, il progetto di Dio, il piano di Dio, la volontà di Dio per ognuno di noi. E quindi Paolo dice a Timoteo: ehi, l'importante è che tu rispetti il fratello e rispetti la sorella, l'importante è che voi viviate in unità, l'importante è che voi sappiate che siete consapevoli che siete salvati per grazia e non è per le vostre opere, è perché Dio vi ha amato, è perché Dio ha già promesso, alleluia, il mio popolo, la mia casa sarà chiamata casa di orazione. Alleluia, alleluia, ogni anima, alleluia, è lì per adorare il Signore, alleluia, e se non lo farai tu, alleluia, perderai una grande benedizione per la tua vita, e chi lo farà sarà benedetto dal Signore. Ma noi abbiamo deciso di essere la casa, il luogo dove Dio deve gioire, il luogo dove Dio, alleluia, può essere orgoglioso di noi. Oh Timoteo, ricordati come comportarti nella casa di Dio. Sapete, Timoteo era molto giovane, era inesperiente. A molti giovani pensano di sapere fare tutto e di prendersi delle brighe che non competono. No. Quindi Paolo dice: keep calm, stai calmo. Preoccupati di rispettare i fratelli e le sorelle, perché Dio ha riempito con lo Spirito Santo te come ha riempito pure loro. Anche loro hanno abbracciato Cristo. E dice che è la Chiesa del Dio vivente ed è colonna e sostegno della verità. Ecco perché noi non dobbiamo mentire. Perché in questa casa non possono vivere menzogna e verità. Alleluia!
Se Dio è verità e noi siamo la casa di Dio, noi dobbiamo dire la verità. Noi dobbiamo vivere in verità. Dobbiamo vestirci con la verità. Dobbiamo comportarci in verità. Dobbiamo parlare in verità. Ma gli altri che cosa penseranno? Io non sono interessato a cosa gli altri sono interessato. Io voglio che Dio sia il benvenuto in questa casa, che Lui sia il re di questa casa, che Lui gestisca col suo spirito il mio spirito, la mia umanità. Alleluia. Colonna e sostegno della verità. Alleluia. Alleluia. E poi l'autore agli ebrei dice, Mosè capitolo 3 versi 5 e 6, dice: Mosè fu veramente fedele in tutta la sua casa. Stavo parlando di Israele. Oh, no, Mosè fu un uomo veramente paziente, fu un uomo di grande saggezza, di grande pazienza, perché saggezza. Alleluia. Io non so voi cosa avreste fatto in molte circostanze al posto di Mosè. L'ho già detto qualche altra volta, sta scritto nella Bibbia. Un giorno Mosè, quando la nuvola si abbassava sul tabernacolo, a proposito, la parola tabernacolo o tempio è la stessa cosa, ok? E quindi nel deserto la nuvola si abbassa verso il tabernacolo, perché Dio vede che Mosè è un po' irritato. E Dio ha bisogno di tranquillizzare l'animo di Mosè. Io non so come sarei entrato, ma c'è una cosa che Dio, che Mosè disse a Dio: Signore, questo tuo popolo è un popolo che c'è la testa dura. Pensate fino a quanto Mosè era arrabbiato, no, con Dio, con Israele. Alleluia. Questo tuo popolo. È come se Mosè avesse detto a Dio: Signore, ma perché ti ho dato ascolto? Signore, mi ha dato una patata bollente da gestire? Noi gli esseri umani siamo strani. Non parlo di Mosè, parlo del popolo di Israele. E l'autore del libro agli ebrei dice: Mosè fu veramente fedele in tutta la sua casa. Israele ancora oggi onora la persona di Mosè. Ancora oggi, se qualcuno dovesse criticare Mosè per il suo operato, vi arrestano senza essere processati, perché loro hanno un'eccessiva riverenza di Mosè. Alleluia. E l'autore quindi ribadisce la persona di Mosè e dice: come servo per testimoniare delle cose che dovevano essere dette. Ma Cristo, verso 6, come figlio, as a son, io ripeto, ma Cristo come figlio è sopra la propria casa. Voglio ripeterlo. Chi è la casa? La Chiesa. Mentre Mosè è stato ed è ancora è stato un servo, ok? Per i suoi fratelli di Israele, popolo di Israele. Facendo riferimento a Gesù, dice che il Signore Gesù è al di sopra di chi? Della sua Chiesa. Cosa vuol dire? È Lui che protegge, solo chi è sopra è in grado di guardare, è in grado di benedire, è in grado di ascoltare, è in grado di vedere, alleluia, è in grado di proteggere, è in grado di dare forza, alleluia, di dare direzione, di dare indicazione. Cristo è al di sopra della Chiesa e grazie a Dio per questo. Immaginate con la Chiesa nelle mani di un uomo, che nazionalità lo avreste scelto? Solo su me, tu l'avresti scelto filippino, io italiano, americano, USA,
cubano, venezuelano, peruviano, vero? Colombiano, ecuadoregno, siciliano. Is the best. Quale uomo avremmo scelto? A me. Alleluia. Ma Cristo è sopra la Chiesa. Alleluia. E dice, completo, dice, se manteniamo ferma fino alla fine la franchezza è il vanto della speranza. Essere franchi vuol dire essere liberi. Alleluia. Nella casa di Dio, nella chiesa di Dio, fra il popolo di Dio c'è libertà. Fra il popolo di Dio c'è benedizione. Fra il popolo di Dio c'è gioia. Alleluia. Non ci sono più catene, perché Dio nella sua casa non ha catene. Alleluia. Nella sua casa non c'è una pistola o un fucile, ma nella sua casa c'è la pienezza della Deità. C'è lo Spirito di Dio nella nostra vita. C'è l'assunzione nella nostra vita. C'è direzione. Se noi rimaniamo fermi. Alleluia. Alleluia. Se noi siamo stabili. Alleluia. Alleluia. Nella fede dei profeti, a degli apostoli e su Gesù Cristo stesso, che è la pietra del cantone. È come dire, lui è il fondamento della nostra fede. Dio è il fondamento della Chiesa. E grazie a Dio perché la Chiesa non è degli uomini. E grazie a Dio per questo, la Chiesa non è degli uomini. Gli uomini non hanno fatto niente per la Chiesa. Alleluia! Alleluia! Alcune affermazioni che uomini si prendono non sono da Dio. Perché Cristo è il capo della Chiesa. Il mio capo è solo Cristo. Alleluia. 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 Dio, sto per concludere. Dio gradisce quando la sua Chiesa lo adora. Potremmo essere anche in aperta campagna. Lasciatevi dire una cosa. Nelle conferenze che anche di recente hanno avuto in Etiopia o in qualche altra zona dell'Africa, non erano dentro quattro mura. Amen. Se Dio avesse scelto un locale, Dio mio, si parla di centinaia e centinaia di uomini, donne, bambini, giovani che hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo. Si parla di centinaia che sono stati battezzati in acqua nel nome di Gesù. Se Dio avesse dovuto scegliere un luogo particolare, quale sarebbe stato il luogo migliore? Amen. Alleluia. Quale sarebbe stato il luogo migliore? Sapete, il tempio che fece costruire Zorobabel dopo 70 anni fu distrutto. Sapete che fine ha fatto loro? L'oro di quel tempio? Lo sapete? Non lo sapete? You don't know? For the God, but this is true, this is history. Però tu traduci, io dico in italiano. Con tutto l'oro che allora fu sciolto, fu venduto per comprare il materiale per costruire il Colosseo. Il Colosseo che voi vedete, if you try to see the Colosseum, se voi vedete il Colosseo, è stato costruito in tre steps, in tre fasi diverse. La parte più bassa è stata edificata con i soldi ricavati dall'aver venduto l'oro che hanno preso dal Tempio di Zorobabel. Amen. Amen. Sapete cosa dice questo? Che tu sei più prezioso o più preziosa di quel tempio. Tu sei più preziosa, più prezioso dell'oro che hanno squagliato e hanno venduto per iniziare i lavori per costruire il Colosseo. Alleluia. Amen. Alleluia.
E grazie a Dio perché lui non ha deciso il luogo, un luogo fatto di mura, un luogo fatto di tende, un luogo fatto da alberi, un insieme di alberi. Dio ha voluto, alleluia, ha stabilito che ognuno di noi possiamo, se vogliamo, e dobbiamo essere il tempio dello Spirito Santo, alleluia. Perché? Perché se noi lo adoriamo, allora noi avremo gioia, alleluia. E se noi lo adoriamo con tutto il nostro cuore, beh, Dio ci darà libertà, alleluia. Dio ci dà vittoria, alleluia, alleluia. E voglio concludere questo pensiero dicendo che c'è qualcosa che come Chiesa dovremmo cominciare a mettere in moto, se non l'abbiamo già fatto. Per la Chiesa adorare è naturale. Amen. That's right. Amen. Amen. Quando noi andiamo via da questo luogo, non c'è niente. Amen. Sì, Signore, alleluia. Amen. Alleluia. Anzi, le zanzare. Amen. Alleluia. Amen. Soprattutto quando si suda, le zanzare si avvicinano. Oh. Io sono uno zanzaricida. Ma per la Chiesa adorare deve essere naturale. Ecco perché quando noi entriamo nella casa del Signore, dobbiamo, diciamo umanamente parlando, nella casa del Signore, ma quando noi ci riuniamo insieme, beh, dobbiamo cominciare ad attivare, alleluia, e pulire questo tempio. A proposito di pulire questo tempio, abbiamo bisogno di purificarlo, sapete? Amen, amen. E non per Capodanno, e basta. Abbiamo bisogno di chiedere perdono a Dio per il nostro peccato. Amen. Perché ogni come luogo abbiamo bisogno che lo Spirito di Dio sia rinnovato nei nostri cuori. Vorrei chiedervi di stare in piedi stamattina. Alleluia. Questo progetto si chiama Chiesa. È ovvio che questo sermone, sono sicuro che nessuno lo pensa, ma qualcuno potrebbe anche dire, beh allora stai predicando o hai predicato per esaltare la Chiesa. No, no, no. Io sto predicando per responsabilizzare la Chiesa. Dio andò direttamente nel Tempio. Lo leggiamo come la purificazione del Tempio. Ma questo è stato un titolo che è stato dato, in realtà non era la purificazione del Tempio, perché Dio sapeva che le condizioni in cui vivevano le autorità religiose non era quello il gesto per purificare il Tempio. Anche perché Gesù aveva detto, non molti mesi prima, guardando verso il Tempio, aveva detto, non rimarrà pietra su pietra. Non so chi di voi sia mai stato a Gerusalemme. Io ho visto con i miei occhi. Non è rimasto neanche una pietra sull'altra. Non c'è neanche un muro. Quello che Gesù ha voluto dire era, mentre l'uomo potrà distruggere le mura, il diavolo non potrà distruggere la tua vita. Mentre l'uomo potrà vendere e comprare gli arredi di questo muro, nessuno potrà comprare la tua salvezza, perché Dio l'ha già pagata con il suo sangue. Nessuno può rubare quello che Dio ti ha dato, il suo Santo Spirito. Nessuno può rubarlo, perché Dio te lo ha donato, alleluia. Nessuno potrà prendersi ciò che appartiene a Dio, alleluia.